Cari amici di TG Events, da oggi è disponibile per tutte le piazze un nuovo ed esilarante spettacolo, Scimmiottando la TV. Per chi ci sta, per chi viene e per chi va. E come direbbe un grande giornalista sportivo, a voi il servizio. L'assunzione dello show deve avvenire a stomaco pieno. Ci protegge, ci illumina e ci guida ogni giorno all'interno delle nostre case, dei nostri tubi catodici, a volte non dichiarati. Lei è Gualtiero? Scusi, Galtieri. Scusi, mio italiano Skarsen. Lei dice di fare un grande show. Ci provo. Ma io? Non vedere un Kaiser di nessuno! Ma come prima non è andata male, eh? Bello, il pubblico è scattato come una molla e lo spettacolo è proprio interazione tra noi e il pubblico. Da grande, Gino, cosa farai da grande? Da grande vorrei fare il pilota. Il pilota? Io sono Diego, avrei voluto fare l'attore da giovane. Sono Grazia, sono la moglie di quel signore là che non si è voluto alzare. Mi chiamo Mauro, arrivo da Alessandria, mi chiamo Lino, abito a Cisano, lavoro ad Alassio e sono qua. Insomma, ragazzi, è un turbinio di emozioni perché si parte dalla storia, dalla televisione, dagli anni 60, si passa al Festival di Sanremo, si ricordano i vecchi programmi di una volta e poi il pubblico che gioca con delle prove d'arte grazie al gioco delle carte, le carte misteriose che così improvvisando con il nostro cucciolo vanno così a tentare la fortuna e poi devono esibirsi veramente. Dunque, a quel punto c'è la sfilata di moda, ci può essere la prova playback, ci può essere la prova quella della televendita, molto carino, dove si improvvisano vendite strane e particolari ricordando un po' il mitico Baffo, insomma. Ma stai scimmiottando un'altra volta la TV perché hai tirato fuori il braccio, in sì. Realtà dovremmo stare dentro, siamo dentro all'interno della TV. Ma scimmiottiamo la TV, dunque possiamo fare quello che vogliamo. Una semplice gonnellina hawaiana e l'armonia del suo corpo prende vita, diventa leggiadro come una farfalla. Spray! Macho! Arrivato con loro! È la sua macchina. Amici di TG Events, qui a Moneglia per la prima di Scimmiottando la TV con Luca Galtieri. Io sono veramente onorato per esserci stato alla tua prima. La serie io c'ero, abbiamo scimmiottato come dei pazzi. Cucciolo ha interpretato tre personaggi meravigliosi: lo Yeti, il ballerino hawaiano e il Sette Pio, il Pulcino Pio. Sul palco Lua Griotto, Simona Sax e Marco Noia alla voce. È stata una strada mitica, come si usa dire. Quante ignoranze quelle che mi offendono. Dai, alza la scena, tu sei un po' sconosciuto, c'è il muscolo. Ha risposto molto bene. Moneglia è una piazza, devo dire, estremamente calda. Consiglio anche per quanto riguarda la sua spiaggia eccezionale, la Proloco, caldamente ospitale. Alla prossima. Ciao. E come avrete capito, era il grande Carlo Nesti. E per chi ama la lettura, adesso un consiglio da Lorenzo Beccati. Alza il volume. Amici, mi sono messo comodo per parlare con voi di libri. Oggi alziamo questi due libri, direi anche libroni. Sono due libri che vi consiglio, sono romanzi storici e thriller storici. Il primo è di Marcello Simoni, La biblioteca perduta dell'alchimista. Ma vi consiglio davvero tutte le opere di questo grande scrittore, che troverete con grande facilità, anche a un prezzo piuttosto abbordabile. Tutta la sua opera è veramente fatta bene, con criterio, con dovizia di particolari storici. Infatti, quasi sempre a ogni uscita corrisponde un ottimo posto in classifica. Compratelo, è un buonissimo libro, questo come tutta l'opera. Poi abbiamo un libro particolare, 12 bambini di Parigi. Lui è il grande Tim Willocks. Avrete letto probabilmente altre cose sue. Qui siamo intorno al 1100 e raccontiamo una storia particolare
è un thriller storico, è un personaggio, tra l'altro, questo autore che ama le scene crude, cruente, le scene davvero ben descritte, ma che a volte fanno anche un po' rizzare i capelli. È un buon libro, un librone, vedete, ecco, questo è anche lo spessore, non vi spaventi. Ecco, oggi abbiamo alzato questi due libri, questi due thriller storici. Eccoli, a presto. Parliamo di Bottero Ski, anteprima moda sport 2015. La stampa e il comune di Sanremo presentano il gran galà del turismo. Super ospite l'extraterrestre Eugenio Finardi. L'extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare. Voglio un pianeta su cui ricominciare. Arrivo proprio da Torino, sede principale della stampa, dove sto registrando il disco nuovo, sono molto contento. E quindi ci voleva anche questa piccola pausa, questa pausa di divertimento, perché suonare è sempre un grande piacere, poi in un contesto così bello. Italia, oh dolce Italia, in Italia già primavera. Italia, oh dolce Italia, la gente più sincera, la vita qui in Italia. So che sei in studio, l'hai detto anche prima, cosa stai preparando? Ci puoi anticipare qualcosa? Beh, sto preparando un album nuovo, sarà un disco tutto in italiano, tutto di inediti, e 10 canzoni, una più bella dell'altra. Hai gli occhi verdi come il mare, di un atollo tropicale, aperti come il cielo delle praterie. Occhi senza mare che non sa nasconder niente, nemmeno quanto tu sia intelligente. Amo il tuo sapore di fragole e di panna d'estate, d'erbe appena calpestate. Ti amo perché sei solare, perché ti so capire, ti amo per come mi ami. Luca Carboni rende omaggio al Festival Mare con Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E sarebbe ora, niente, sempre un piacere venire. Non ho mai partecipato al Festival della canzone italiana, se non come autore, però insomma al di là di quello è sempre un piacere venire a Sanremo. Devo dire una cosa, che qua ragazzi, per fare questo lavoro qua, per dare questa energia, ci vuole un fisico bestiale, ci vuole.
Non lo so, io ho detto una cazzata, però magari c'è una risposta. Io dico, ci vuole un fisico bestiale, sì o no? E allora... Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Un saluto al grande Lucio. Beh sì, Lucio invece insomma ci ha bazzicato molto di più di me a Sanremo. È un altro bolognese molto amante del mare, anche mi ha insegnato tanto musicalmente, ma anche come lupo di mare, insomma. È primavera, è primavera. Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come me, se hai bisogno d'affetto o di qualcosa che non c'è. Quest'anno super ospite della serata il grande Marco Masini. Segnatevi la data, domenica 31 agosto ore 21, Piazza San Siro, Sanremo. Mi pare che Festival Mare abbia ancora una volta colpito nel segno, lo si è visto dalla soddisfazione dei premiati, c'è proprio voglia che sia riconosciuto il lavoro di chi in tempi di crisi si batte per il turismo. Vorrei ringraziare con Marco Dottore tutti quelli che hanno lavorato con noi, a vederlo così è semplice, ma dietro c'è un'organizzazione di 123 persone, perché tali sono. Vi ringraziamo ancora e vi aspettiamo certamente l'anno prossimo. Vogliate bene alla Liguria. Grazie a tutti, buona serata. Per oggi è tutto. Appuntamento la settimana prossima con TG Event Television e sempre in onda su tgevents.it.